Aldo, in data del giorno 28 aprile 2020, sono uscito alle ore 18, ho affrontato la pioggia, il coraggio e vado verso il supermercato. Io voglio tenermi allenato nelle gambe, altrimenti non ce la faccio più a camminare quando devo andare in montagna a trovare tutti i miei amici e al lago le mie amiche. Allora devo tenermi allenato ogni giorno facendo chilometri. Ora in questo momento non piove, non c'è nessuno in giro. E allora mi tengo allenato nella forza delle mie gambe per camminare. Camminare vuol dire essere immuni al virus. E i dottori dicono di fare 6-8 chilometri al giorno. Ognuno ha la sua scelta nella vita. Io invece di fare la ginnastica in casa, preferisco camminare, andare a fare le mie commissioni come farmacia, come oggi per Coop. Poi ieri sera ho avuto una bellissima notizia. Mi ha telefonato un signore anziano, molto anziano, 90 anni, benestante. Ha visto su internet i miei quadri, gli sono piaciuti, cioè li ha visti suo nipote, perché lui stesso non sapeva usare internet. Mi ha dato veramente una luce di speranza nella mia arte. Adesso appena aprono, fra qualche giorno comprerò altre tele e riproduco me stesso riversando il mio io su tela. Aldo. Ciao a tutti ascoltatori di YouTube, state bene, io vi saluto. La mia quarantena sta per finire fino al 4 maggio, ma però è stato bello per me, mi sono sentito felice perché ho manifestato la mia arte, la mia sensibilità interiore. Ecco qua che sono sempre a Milano. Sto andando al supermercato a comprare le mascherine per necessità, soprattutto. Poi in farmacia, e devo dire che camminare mi fa bene. E purtroppo ognuno nella vita faccia quello che vuole, ma i miei amici hanno tanti problemi. Quando si è giovane, rimanere fermi è un problema. Però a una certa età rimanere fermi, dopo riattivare ancora la circolazione, ci vuole un bel periodo. Invece io mi sono sempre tenuto allenato, all'aria aperta. Ecco che bello questo viale, dopo la pioggia, e devo dire che per ora sono contento. Mi incammino nel cammino nella mia vita. Il sentiero della mia vita, eccolo qua, è così bella la pioggia, è bello anche il sole, bisogna vedere ogni persona come accetta l'ambiente naturalistico nella sua vita. Ora chiudo il mio YouTube per non essere monotono e aspetto chi o coloro mi trovassero in una cascina bella in montagna. 2 o 3 le ho già trovate un ottimo prezzo, cioè quasi niente. Spero che qualcuno mi dia la comunicazione. Aldo. Chiacchierando mi sono impannati gli occhi. Comunque sto bene ascoltatori. Vi ringrazio, scusate della mia ansia, della voce così un po' particolare. Ciao.